Mantova. Exaran non smentisce la vendita della Bellelli e la tensione dunque sale ancora. Stamani i lavoratori si sono fermati quando si sono presentati tra i dirigenti di Alix. Domani sindacati ed RSU saranno ricevuti in regione. Intanto il viceministro Bellanova ha risposto a Carr, assicurando l'interesse del governo sulla vicenda e la prossima convocazione di un tavolo ministeriale. Exterran non smentisce la vendita della Bellelli. Alle richieste dei lavoratori di avere delucidazioni su questa eventualità, Houston ha risposto solo confermando le dimissioni da fine marzo dell'amministratore delegato Schlenger. I timori dunque aumentano e con questi la tensione. Stamani alle ore 9 tre dirigenti di Alix si sono presentati in via D'Aviercio e a quel punto i lavoratori, come annunciato, hanno smesso di lavorare. Hanno ripreso solo quando i tre se ne sono andati. Domani i sindacati e le RSU saranno ricevuti in regione dall'assessore Valentina Aprea. Intanto oggi il viceministro dello sviluppo economico Teresa Bellanova ha risposto al deputato mantovano del PD Marco Carra, che aveva sollecitato un intervento del governo. Siamo a conoscenza delle problematiche inerenti alla difficile situazione in cui versa la società Bellelli e le conseguenze che possono ricadere sulle lavoratrici e i lavoratori, ha scritto così la Bellanova a Carra. Le parti sociali e le istituzioni locali, prosegue la nota, con le quali siamo in contatto, hanno avviato un confronto. Appena questa fase di consultazione territoriale sarà terminata, ti assicuro la disponibilità a convocare un tavolo a livello ministeriale volto alla ricerca delle possibili soluzioni per garantire la salvaguardia dei posti di lavoro, nonché un importante presidio produttivo. A tal proposito, assicuro l'impegno del Ministero che rappresento a convocare le parti sociali appena queste riterranno necessario a farne richiesta. Anche FIM, FIOM e UILM, in maniera unitaria, attraverso la provincia di Mantova, hanno chiesto la convocazione urgente di un tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico. Intanto